Bene. Buonasera e benvenuti. Primo incontro con il regista, in questo caso con la regista Emanuela Rossi, di questa edizione di Vicoli Rossi. Buonasera Emanuela, benvenuta. Con Buonasera. noi c'è Davide Di Giorgio, critico cinematografico, direttore di Monsters, il Taranto Horror Film Fest, che, con cui siamo partner ormai da qualche anno, e con cui condividiamo anche parte della programmazione, una programmazione a cavallo tra i due festival. In questo caso presentiamo Buio, appunto di Emanuela, che per quanto riguarda la programmazione di vicoli rientra in quelle scelte legate alla, alle opere prime e opere seconde. Nel caso di Monsters, chiaramente più i temi affrontati durante il festival diretto da Davide, con noi ci sono anche gli studenti della scuola del Lentini Einstein, della scuola superiore Lentini Einstein di Mottola, con le, loro docenti, con le loro docenti. Sono qui perché Buio fa parte anche dei tre film che abbiamo scelto e selezionato per un progetto scolastico. Partecipano tre scuole differenti e ogni scuola ha visto un film differente. Quindi il liceo di Mottola si, si è confrontato appunto con Buio. Nei giorni scorsi ha avuto un momento di formazione e approfondimento proprio con Davide. E quindi oggi sono qui, dopo quel momento di formazione, per partecipare anche loro direttamente all'incontro con Emanuela. Così, dopo che Davide e Emanuela hanno parlato un po' del film, potranno anche loro intervenire se vorranno con delle loro domande. Quindi passo la parola a Davide, così può introdurre questo incontro con, con Emanuela. Grazie, grazie Vincenzo, buonasera a tutti, buonasera Emanuela, agli studenti e quelli che ci seguono ovviamente attraverso Facebook. Allora, questo, come diceva Vincenzo, è un, un cross, cross festival, diciamo così, un evento congiunto fra Monsters e Vicoli Corti. Noi ci onoriamo di essere amici di Vicoli Corti da tanti anni e da quando c'è il festival anche di far confluire le due programmazioni. In particolare in quest'anno a Monsters che si è concluso domenica scorsa, quindi davvero c'è una contiguità anche. O fisica, anche se siamo nel virtuale fra i due festival, abbiamo affrontato il tema delle registe dell'horror, così chiamate, eh, le signore del male, così definite, che quindi diciamo come hanno raccontato il genere e le questioni di genere anche eventualmente eh, all'interno dei, dei film. Eh, abbiamo inseguito letteralmente Emanuela per tanti mesi, non per colpa sua, perché lei in realtà è stata gentilissima fin dall'inizio a dare la sua disponibilità, ma perché abbiamo dovuto rinviare. Tante volte causa pandemia lo svolgersi dei festival. Io ricordo che Vicoli tradizionalmente si svolge in estate, mentre invece Mostres si svolge vicino a Halloween. mi abbiamo dovuto sempre più rinviare finché siamo arrivati a marzo. Devo dire, alla fine forse è stato anche un bene, perché così per la prima volta i due festival sono ravvicinati e si ha quasi la sensazione di un'unica programmazione. Nel frattempo, un percorso molto lungo lo ha fatto anche Buio, che, fra l'altro, è fresco di un altro premio vinto proprio credo ieri. Ieri, sì. ieri, premio come migliore esordio della rivista del cinematografo e sta anche facendo il suo cammino verso i David, se non sbaglio questa settimana proprio ci sono gli annunci delle nomination, quindi, dita incrociate, incrociate <ride> dita tutti! incrociate tutti! <ride> <ride> e, cioè, bel, un bel percorso che inizia dal 2019, quindi insomma questo film, Emanuela, ti sta accompagnando da tanto tempo. Davvero? Volevo chiederti subito cosa pensi di questa lunga vita che ha avuto un film che poi alla fine non è riuscito ad andare al cinema a causa del lockdown, però sta vivendo un bellissimo percorso. Guarda, sì, devo dire, sì, alla fine, vabbè, chiaro, la cosa del cinema è stata dolorosa, però ehm, di, per una serie di motivi, eh, soprattutto l'argomento, no? Chiaramente, eh, il film ha avuto, sì, una, una vita straordinaria mi viene da dire perché appunto è uscito qualche mese prima del lockdown insomma della pandemia di tutto io chiaramente quando l'ho fatto non avevo nessuna idea assolutamente non si era mai vista diciamo una mascherina però stranamente diciamo io avevo raccontato questo lockdown c'è cioè anche una mascherina appunto e tutta una serie di cose e quindi quando è stato presentato ad ottobre alla festa del cinema di Roma ha, ha avuto il suo impatto sicuramente, tra l'altro, anche vinto uh, ad Alice. E, e però così, diciamo nel genere eccentrico, no? Poi improvvisamente, verso febbraio, marzo, chiaramente c'è stata gente che proprio mi ha telefonato a casa dicendo: Emanuela, ma questo il tuo film mi ricordo parlava di questo, no? E, e piano piano. Anche perché, proprio, ci sono come delle scene tipo quella no, in cui ricordano quando andavamo a fare il picnic, insomma, che poi si sono viste no, su, su Facebook. Quindi, insomma, e, e da lì poi è iniziata questa fortuna critica per cui, insomma, i giornali ne hanno parlato. È bello, insomma, e comunque ha fatto tanti giri, ecco, tanti giri. Infatti devo dire che ero curioso proprio perché noi ovviamente l'abbiamo subito visto come un film diciamo fra che sul lockdown o comunque vicino okay. alle atmosfere del lockdown. Mi chiedevo proprio a te in quanto autrice se eri contenta di questo ulteriore livello di lettura che c'è stato sul film o se ritieni che un po' abbia falsato la sua percezione. No no assoluta. Guarda eh, questo film nasce da una mia percezione che avevo da ragazzina di soffocamento no? all'interno della famiglia e chiaramente non è un film autobiografico per fortuna, però insomma, questo sentimento di soffocamento ce l'avevo e lo volevo raccontare. Quindi no, non mi ha fatto dispiaciuto perché poi comunque abbiamo vissuto un soffocamento, quindi no e poi c'era anche questo, diciamo, questa paura ambientale che che chiaramente insomma, abbiamo vissuto, quindi tutti e due questi sentimenti erano nel film e, e, e stranamente si sono congiunti con la realtà. Però io dico anche: insomma, sono paure che abbiamo dentro. Insomma, quindi eh, non è poi così strano. Io, io mi sentivo che stava arrivando qualcosa, lo dico sinceramente, lo dicevo a tutti, un po', sembra no, quella un po' matta, però invece lo dicevo: guardate, sta arrivando qualcosa, me lo sento, l'ho fatto per questo il film, e quindi è giusto così. Bene, bene, ottimo. Parliamo quindi appunto del, delle paure. Eh, diciamo, la prima volta che ci siamo sentiti, quando io te, te l'avevo proposto per un festival dell'horror, è rimasta un attimo, dice, non è propriamente un horror, anche se poi il film non solo gioca con le paure, ma secondo me gioca anche molto con le iconografie, io penso a scene tipo Stella che va in giro in Vestaglia con la, il lume a petrolio, che sembrano scene alla The Others, quindi volevo chiederti quali sono stati i riferimenti cinematografici. Eh, allora guarda io da piccola eh, guardavo sempre la tv dalla mattina alla sera e soprattutto insomma i film e quindi c'era una serie di film tipo Hitchcock eh, che ne so insomma altri degli anni 40 che, che passavano in tv che mi piacevano particolarmente e questo è già un riferimento importante quindi insomma ce n'erano parecchi in quei film di candele no gotici e poi le avevo un po' dimenticati, presa dal cinema d'autore Tukur, no? ma negli ultimi anni eh, ho sentito che, che questo genere d'autore era un po', non so, cominciava un po' a ripetersi mh? E, e viceversa trovavo che delle opere che, che stavano venendo fuori eh, con degli inserti di genere fossero più vitali. Questo l'ho sentito proprio fortemente, è cominciata un po' con The Others sicuramente e poi è proseguita con eh, eh, Lasciami Entrare, no? con La Vampirella, eh, tutta una serie di film solo gli amanti sopravvivono, no? di Jarmusch. Io piano piano vedevo questi film un po' particolari, in cui il genere cominciava a inserire, a essere inserito, e ho detto ma ah, proviamo, voglio farlo pure io. E poi anche se poi in Italia, come sai bene, questo genere non, non viene frequentato, no? E infatti quando ho presentato la, la sceneggiatura, <ride> diciamo <ride> all'inizio proprio disastro, ma no, cioè, ma buona oh, stranezza, per carità, no? E, e quindi, insomma, piano piano... Abbiamo pensato di, di fare così questa produzione, e, e poi no, volevo, insomma, in qualche modo diciamo sì, è stato un po' particolare come. E poi, no, volevo dire che io ho anche fatto nel frattempo una serie TV come regista eh, che si chiama Non Uccidere, mm. un thriller con, con Miriam Leone. E quindi quell'esperienza quell mi ha molto, cioè mi molto risvegliato queste tipo di atmosfere, che forse avevo un po' dimenticato, ma mi sono sempre piaciute. Quindi, insomma, tutta una serie di motivi mi hanno portato a fare questo bellissimo. Dai. All senti, ma la scelta di girare in Piemonte è stata una scelta dettata dalle circostanze o volevi quelle atmosfere lì? Allora, non uccidere era stato girato in Piemonte a Torino. Ecco. E quindi chiaramente avevo per due anni di seguito sono abitato a Torino, insomma ho, ho lavorato dieci ore al giorno sui set in tutta Torino e anche nel Vercellese. Così quindi ho studiato bene queste atmosfere e ho capito che era l'unica possibilità, cioè sicuramente un film così non si poteva fare a Roma, al sud, queste nebbie, no? la nebbia naturale che, che proprio mi serviva. E poi, insomma, avevo anche scoperto dei punti tipo, eh, appunto, no, queste discariche così che, che già conoscevo e avevo visto che, insomma, senza troppo impegno economico, anche perché appunto noi abbiamo messo la macchina e via, e si poteva fare diciamo, creare qualcosa che, che fosse un po' distopico, insomma, no? con dei mezzi chiaramente limitati, ecco. anche perché il film è un'autoproduzione, lo dico sinceramente, quindi eh, insomma era difficile, Qua, due, tre, quattro anni fa era impossibile proporre un film del genere, non, non riuscivo a trovare i fondi. Ecco. Poi mi ha aiutato la Torino Film Commission. Sì, le, le film commission che sono sempre molto attive in Italia e che quindi ringraziamo per il, loro, per il lavoro che fanno. Ecco, però eh, il film comunque visivamente è molto ben costruito, nel senso che ieri con i ragazzi che sono con noi parlavamo molto degli aspetti visivi, soprattutto dell'uso del colore, ad esempio, io facevo l'esempio, eh, i, i colori elettrici della scritta buio su, del titolo. So, riflettono poi i colori dei, dei camuffamenti De delle ragazze sì, anche dei, dei loro costumi da bagno delle, delle parrucche oppure la macchia di sangue rossa sullo sfondo bianco c'è cioè, un uso espressivo del colore volevo che mi parlassi di questo aspetto guarda io vabbè sono appassionata di, di, di storia dell'arte moderna e questa è una cosa poi eh, ho lavorato dieci anni nei femminili come giornalista di moda e quindi insomma, anche a casa Vogue, tra l'altro quindi moda e design, e, e quindi, insomma, sì, ho sviluppato un'attenzione per, per quello che è insomma, no? anche diciamo, sinceramente, guarda lo dico, la casa l'abbiamo smontata. Tutta questa villa vicino Torino e l'abbiamo completamente ricostruita. Nel senso ogni pezzo che, che si vede è stato scelto da me, o insomma, aiutata lì chiaramente da. Insomma, no, dalla relatrice, dallo da scenografo, però uh, davvero abbiamo fatto questo lavoro di non, cioè non naturalistico. Ecco, per me era importante non fare un lavoro naturalistico, non mi interessava. E, era proprio una costruzione, cioè, quindi è stato un po' l'americano. Insomma, è stato costruito tutto, è stato dipinto tutto, è stato cambiato tutto perché doveva essere, appunto come dici te, ehm, abbiamo fatto, siccome di solito si lavora a comparti no? in Italia, invece in questo caso ho detto vabbè andiamo tutti a Torino, quindi il direttore della fotografia, lo scenografo, la costumista, vabbè erano lì, e, e quindi abbiamo per esempio preso la stoffa, perché ogni vestito è stato fatto a mano, l'abbiamo preso la stoffa e appoggiata vicino ai muri, per vedere se, se andavano bene no? insieme. Cioè, è chiaro che, che per fare un lavoro così ci vuole un po' di pazienza e anche di amore per questi dettagli. Ecco, io ce l'ho. <ride> ecco. Diciamo, condividiamo insieme la passione per, per l'arte, per, per, per il disegno, per esempio. A questo proposito volevo chiederti, che è stata una delle primissime cose che mi ha colpito i disegni dei vari capitoli fatti da Nicoletta Ceccoli. Nicoletta Ceccoli. Eh, è una nasce? grande artista, no? Che è una grande artista internazionale. Nicoletta Ceccoli, io lo ritengo un miracolo. Eh, perché, eh, allora, è successo così. Come dici, te, io avevo questa, questa passione. Avevo visto una mostra con questi disegni di Nicoletta. Mai, diciamo, io non ci ho mai parlato con Nicoletta Ceccoli, ci siamo solo scritte. Io le ho scritto, allora ho visto questa mostra, le ho scritto, le ho detto: Guarda, i tuoi disegni mi piacciono molto. Chiaramente, non posso assolutamente pagarli perché, è appunto, un piccolo budget così vorrei che tu me li dessi gratis <ride> anche lei ha detto guarda fai il film, questo addirittura prima del film, perché ero sicura di volerli mettere già prima tu fai il film, lo vedo se mi piace te li do perché comunque le avevo mandato delle cose, insomma già lei era ben disposta, no? avevo mandato dei, tipo uno stralcio, una sinossi ha detto se mi piace te li do te li, te li, insomma te li faccio sfruttare gratis e poi le è piaciuta e me le ha dati. <ride> e quindi è, insomma, è stupendo. Insomma, mi ha aiutato a sceglierli sempre per mail. E insomma, mi sembra che in qualche modo, um, non so, come dire, introducano no, questo discorso di bambole, di, no, di, di creaturine. Le, le, la cosa si chiama Creature Celeste, la serie dei, dei disegni, però anche così un po' malvagie, a volte un po' morbose, insomma, non lo so. Chiaramente anche girando io ho anche pensato, no? a questi disegni, quindi è stato uno scambio. Ah, bellissimo. Eh, sì, e poi, cioè, poi diciamo richiamano anche un po' una, la particolare atmosfera fiabesca che comunque il film certo. in un certo qual modo vuole certo. avere. Certo. Sì, sì, no, è la, la fiaba è la prima cosa del film. Guarda, io ho avuto una bambina, no? diciamo, negli ultimi cioè, dieci anni, così. quindi non avevo mai letto tante favole come questi anni e mi hanno, rileggendole, mi hanno molto colpito. Quindi, eh, diciamo, io non volevo fare un film, è un film duro, no? lo so, però non volevo fare un film spietato. Eh, non volevo fare un film spietato come appunto... Purtroppo molte volte anche si vedono no, questi film spietati. Io volevo fare un film duro, ma ehm, comunque con una luce, con una speranza così, e quindi questa atmosfera fiabesca chiaramente mi aiutava e anche i colori, chiaramente, no? invece di fare i soliti lividi, basta, basta. Forse non è più tempo di essere così spietati. Sì, infatti è un film che ha una sua delicatezza comunque, questo è anche uno dei motivi del suo fascino. Io mi sto tenendo un attimo sugli argomenti più tecnici perché poi penso che sulla trama magari... Su, 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 no, e poi volevo dire questo, eh, volevo dire questo, questo no, di rispetto a questo, eh, cioè, eh, è un film in cui ci sono protagoniste assolute delle bambine, quindi non... Cioè delle bambine ho pensato a loro, cioè non, non avrebbero apprezzato delle bambine, una cosa spietata. Ecco. <ride> ecco. Eh, L'altro aspetto, poi, poi magari passiamo alla trama e facciamo intervenire anche i ragazzi, eh, riguarda la musica. C'è questa quest, quest opposizione fra la musica antica, diciamo così, che si sente in casa. In particolare la canzone del tempo delle mele che poi a me mi fa faceva pensare che quindi il padre in un certo qual modo vuole essere anche lui un po' bambino. Io e... penso, ho, ho pensato che fosse la, la canzone che lui ballava ai lenti, no? Eh sì, fa, quando era adolescente, come dicevamo <ride> ieri con, con i ragazzi. Quindi voleva rimanere adolescente, io per quello l'ho messa, ma poi mi piaceva troppo, dai Lela, no? usarla in modo così dis dissonante, no? E poi, dall'altra parte invece c'è la musica che si sente fuori, che è una musica che ha un ritmo completamente diverso. E quindi, diciamo, come com volevo chiedere appunto come erano stati scelti i brani, la selezione musicale del film. Beh, diciamo chiaramente, beh, eh, ho scelto dei brani classici che mi piacevano, poi appunto, questo Tempo delle Mele. È una specie di, hai visto, no? di escalation, di crescita ne, nel tempo. No? Quindi si parte da questa musica classica, poi, vabbè, il tempo delle mele, e poi si arriva alla contemporaneità. E chiaramente ho chiamato dei, dei trapper e, proprio sconosciuti e mi sembrava giusto, insomma, no? perché insomma il film è un film fatto proprio per i ragazzi e quindi doveva parlare era poi la, la musica che scopre Stella e la sua musica e poi volevo dire che, che insomma la Denise Tantucci che, che trovo no? che sia un bel caposaldo del film ehm, è, ha, ha scritto le canzoni che canta tipo quella che canta ah. insomma l'ha scritta lei e le, insomma chiaramente le canta lei anche una in inglese canta e quindi anche lei voleva partecipare. Io ho scoperto che cantava e quindi dico: insomma, no? ognuno ha dato un po' un contributo. Ecco. Ehm, sì, trovo che sia una cosa giusta questa, no? Della trap, cioè, magari che ne so, non saranno brani epocali, ma, ma sono i loro, i, i, i vostri. Infatti, sì. Ehm, allora a questo punto quindi in, entriamo un attimo nel, nel vivo della storia. Io già chiederei se magari i ragazzi che ieri erano molto incuriositi da alcuni aspetti della storia vogliono fare qualche domanda. Ovviamente so che può essere difficile rompere eh, il ghiaccio. Non so se magari terrei. uno degli insegnanti vuole iniziare a introdurre, se le, una delle professoresse vuol dire qualcosa. Mi sa che hai il microfono spento, ecco. Angelica vuoi dire tu qualcosa? Io ieri ho, sono intervenuta nel, nell'incontro con Davide, ho così diciamo, espresso spontaneamente quello che, insomma, anche quello che ha significato per me come insegnante, no? Io sono stata coinvolta, piacevolmente coinvolta, dalla, da Vicoli Corti, non avevo mai partecipato, e infatti, in io l'ho chiamato anche su Facebook Colmiamo le distanze, nel senso che queste iniziative in questo momento ci danno anche delle belle opportunità no? di conoscerci, anche di vedere eh, di incontrarci vedendo un bel film. E, mh, e quindi dicevo, ieri, insomma, come insegnante, davvero anche per me l'impatto non è stato facile, ho temuto perché si è creata subito un'atmosfera di attesa, uh, di, uh, di incertezza, no? E non era, non è, non, era, non è il solito film, no? Che uh, anche un po', come dire, uh, ti tranquillizza, non lo so, di evasione, non so, no? no. E quindi assolutamente no, e quindi io mi sono sentita, diciamo, sentito la responsabilità dell'insegnante che dice: Ragazzi, vedete questo firma, no? Mm -hmm. e, però poi eh, ho pensato che davvero potesse essere. Chiaramente è chiaro che bisogna anche fidarsi no, della, di chi organizza. <ride> non è <che> ci propone, lei ha temuto il peggio, ha temuto il peggio. Invece hai visto il peggio. Come nei film hollywoodiani poi il peggio non, non si vede. Eh, no, ma no, il peggio era, non so, perché mh, ho capito subito che c'era qualcosa, eh, anche un po' di eh, poteva venire fuori di morboso, no? In questa situazione delle bambine, il padre, quindi loro hanno 15 anni, quindi non so. Però poi io l'ho visto per un po', ho detto: ragazzi, andate, vedete e poi direte voi. Quindi, piano piano chiaramente sono venute fuori delle riflessioni importanti, mm. opportunità proprio importanti. Anzi, più ne parliamo, anche noi ne abbiamo parlato ieri con Davide, poi stamattina io in classe con loro. E più par ne parliamo, e più vengono fuori domande, curiosità, uh, piccole attenzioni. Tanto che io avevo detto ai ragazzi, magari, se riuscite a rivederlo, perché nel rivederlo, uh, possono venire fuori ulteriori no? eh, attenzioni, ulteriori, insomma, ulteriori spunti, dettagli, sì. dettagli, spunti, che magari ad una prima visione tu vedi il film nell'insieme, poi invece ti vai a soffermare sui particolari. E quindi, non so, adesso loro gli avrebbero insomma delle... Io voglio sentirle! Domande. Eh, piccole domande, vediamo, insomma. Chi vuole... Chi vuole alzare la mano, come si dice in questi, in questi casi? Ma ragazzi, siamo fra amici e eh? non sentiamo le Su, Forza, <ride> voglio sentire le ragazze. Dai. Hai visto che poi è dedicata alle ragazze, quindi. È... Certo. Allora, vabbè, in attesa che qualcuno alzi la mano, eh, iniziai da una, una riflessione un po' più allargata, ovvero eh, anche per, per quello che ci dicevamo ieri, eh, il film stimola tutta una serie di, di possibili riflessioni. Quindi volevo chiederti, quando l'avete scritto, avevate previsto, immagino che volevate lasciare che lo spettatore ci mettesse del suo, quindi quanto avete, cioè come è stato calibrare Il quanto mettere e quanto togliere per lasciare queste possibilità? Beh, ehm, di, dunque, possiamo dire che sicuramente ehm, è partita, ehm, guarda, la sceneggiatura comunque è sempre stata abbastanza questa, no? Poi, ehm, fin dall'inizio per me è stato come un, cioè, molto, molto diretto. L'ho scritto, mi ricordo, in un mese è stata. Poi è chiaro, se, come sempre, no? magari li mando un lavoro di sottrazione per, per asciugare, per non dare risposte eh, che mi sembrava veramente inutile dare. E forse sì, questo lavoro di sottrazione, ma insomma la sostanza è sempre stata più o meno questa. Ehm, doveva essere così, cioè, mi sembra appunto eh, stare lì a esplicitare tutto perché c'è... Cioè, era quello che io volevo fare, sì. Volevo fare questo. Sì, sì. Allora ragazze, qualcuna che vuole intervenire? Angela, vuoi dire tu qualcosa? Ciao! Ciao. Buonasera. Buonasera. Buonasera, è stato un film molto profondo che ci ha incuriosito molto anche perché mh, dopo ogni scena eravamo curiosi di sapere cosa accadeva ehm, per vedere se quello che immaginavamo stava per accadere oppure se accaddeva qualcosa di diverso e, mh, la domanda che mi veniva da fare era quella di chiederle cosa ha spinto lei a, a fare questo argomento per il film a quale argomento ti riferisci? Per nel senso di trattare questo tema, con, cioè per questo film, cosa, cosa ha spinto a trattare questo argomento? Um, dunque, eh, mm. diciamo che eh, io volevo raccontare una, una famiglia claustrofobica, eh, insomma, c'è un aspetto della famiglia che è molto per me, cioè, mi è sembrato insomma. Eh, non voglio dire che le famiglie sono tutte clastrofobiche, per carità, però insomma c'è no? un aspetto di, di inclusione, di chiusura che, che può esserci diciamo, in una famiglia. Quindi con, poi con delle riba... Adesso vabbè, questo qui è un caso estremo, no? poi si arriva all'estremo. Però mi sembra che poi che ci siano questi, segne, questi semi di, no? ne, che ci sono nel film. Un po' si possono rintracciare nella famiglia, no? uh, Sicuramente io mi riferisco a una famiglia forse di qualche anno fa in cui c'è una dominanza maschile, eh, probabilmente la famiglia no, cioè le famiglie di quando ero più piccola io erano un po' più insomma, no, e con il padre più oppressivo, magari adesso no. Uh, io volevo raccontare questo, insomma, ma poi mi sembra che questo tema della donna cioè, sia venuto molto fuori, no? anche negli ultimi anni, cioè non è passato di moda, anzi. No? E, in ogni caso, il debole nella famiglia soccombe, il capo espiatorio, ci sono tutti questi elementi che, che sempre si sviluppa in una famiglia quindi sì non voglio essere pessimista ecco speriamo che ci siano tutte belle famiglie ma insomma qualche nucleo di queste cose cioè, cosa dici tu qualcosa ti ha risuonato di, di personale di qualcosa che, che tu vivi o hai vissuto un po no fortunatamente no, no, fortunatamente no. bene Ottimo. Però, insomma, no, se uno ci pensa, magari delle volte ci sono dei papà un po' oppressivi, ecco. Tra l'altro riflettevamo ieri che in realtà poi il film lascia aperta anche un piccolo margine di ambiguità su chi sia la persona forte, diciamo, all'interno di questo scontro fra Stella e il padre. Il padre comunque è una figura prigioniera anche lui delle sue paure, quindi è tutto è... sommato anche debole mentre invece Stella deve imparare a essere forte, deve diventare un po' la mamma delle, delle bambine, quindi insomma c'è questo... Sai che questa riflessione non, fatta, non me l'hanno mai fatta e la trovo molto interessante, ah, molto, eh, molto bella questa. <ride> sì, perché è vero, cioè in fondo lui è, è molto infantile, sì. e è prigioniero appunto di, questa, di questo modo infantile di vivere. E, e forse Stella fa un passo in avanti, questo sì, questo forse mi sembra, no? che poi infatti è lei che poi porta avanti le cose, all'inizio cerca di riprodurre le stesse cose che ha imparato no? dal padre e poi invece fa, fa un passetto in avanti, eh, trova, cerca una sorellanza, una condivisione importante. Eh, questo, questo tema del, della sorellanza mi piace molto del film. Penso no? che sia riuscito. Che assolutamente. Sia riuscito. Io, tra l'altro, sei sorelle, insomma, siamo sei sorelle, quindi. Ah, <ride> quindi sì, C'è un argomento che mi interessa. C'è un forte elemento anche autobiografico in questo senso. Insomma. No? Beh, sì, di, di, una, di un mondo femminile. Eh, diciamo, io, tra l'altro, ho lavorato molto con le ragazze. È stato un lavoro abbastanza lungo perché eh, non volevo chiaramente stare lì a dire alle ragazze come dire la battuta assolutamente. Volevo che ci arrivassero loro e quindi ho cercato di creare una sorellanza, no? diciamo, un po' un'amicizia tra loro, chiaramente, vabbè, la piccolina meno, però soprattutto le prime due, sì, perché se no sarebbe stato no, un ripetere a pappagallo delle battute. Invece... Le ragazze e le attrici, come l'hanno vissuta queste scene? Molto bene, devo dirti proprio per questo motivo di essere preparate, perché no, magari eh, diciamo ci siamo presi un po' un lusso. No? Di solito queste attrici vengono prese così, prese per delle caratteristiche sbattute lì, e invece no, abbiamo lavorato prima, quindi non non so come dire, non c'è stato un trauma, non c'è stato, c'era un'atmosfera abbastanza serena e c'era la piccolina che era buffo perché stava lì tranquilla, cioè stava lì in queste scene e poi faceva papà Valerio a, tipo a pranzo, no? E quindi no, non, non, non mi sembra insomma che... Poi è chiaro, no? È anche il bello del film perché poi di fatto non c'è una cosa esplicita quindi poi alla fine credo che ognuno abbia capito quello che poteva capire no anche la piccolina non penso che abbia capito molto ma me meglio così <ride> sì, sì, sì. meglio così e quindi invece in merito alla questione di ambiguità a me eh, il finale mi ha lasciato abbastanza mh, con un grandissimo punto interrogativo perché sembra che ci sia un messaggio attenzione spoiler, attenzione attenzione, spoiler. spoiler. <ride> ricordo che siamo Possa? online quindi diciamo, attenzione spoiler. <ride> spoiler. Posso però immagino, dico, no, sembra che ci sia questo finale di speranza, di salvezza, però che comunque eh, si sviluppa in uno sfondo, diciamo, quasi apocalittico. Quello che mi è sembrato, cioè c'è cioè questo tornato in lontananza, questo questo ambiente no, inquinato eh, distrutto dall'uomo cioè, mi ha lasciata un po' guarda io questo, questo tema potenzio, ragazzi, eh, ecco sì, questo tema io trovo che perché chiaramente il film no, vive di due termini no? c'è questo aspetto Uh, diciamo, familiare, ma anche questo, no? ogni tanto c'è questo riferimento al nostro mondo. No? E anche il supermercato stesso è una. E quindi eh, cioè non volevo che cioè non, non, non mi sembra che cioè il padre dice delle cose, però non volevo che fosse solo una costruzione del padre. Cioè, in un certo senso lui ha, ha queste paure. Vabbè, è infantile, eccetera. Però, come tutti i pazzi, un po' di ragione ce l'ha. Cioè, queste paure che lui sente eh, è chiaro, eh, lui ha un retropensiero, però, però qualcosa di vero io lo volevo dare. Cioè, non volevo che fosse solo, solo un matto, ma volevo dargli il fatto che eh, forse ha sentito qualcosa pure lui che, che non va insomma, di questo mondo. E... Infatti. Sì, infatti, io a volte, mentre lo vedevo, dicevo. Ma forse c'ha ragione, no, non, non sulla questione, di, non per come trattasse poi le bambine, no. No? ma su quello che c'era fuori, perché quando la ragazza attraversa il supermercato no, ti, ti rendi conto anche della futilità di tante cose, no? Eh, perché appunto questi supermercati pieni eccetera che noi attraversiamo adesso diciamo da cui siamo un po lontani in questo periodo però poi adesso li guardiamo anche con un occhio diverso ma forse anche grazie al film devo dire eh. sì perché eh, siamo insomma come dire a volte anche sommersi da tante cose futili inutili e, e, e questo, diciamo, nel film, non so, io l'ho percepito. Era quello che volevo dire, cioè, quindi questo doppio binario, va bene che è matto, però una, un, un discorso lui lo fa sul presente, no? Dice, se vi lasciassi andare fuori, voi, voi come vi, no? Come voi diventereste come loro, cioè, così, no? Con tutta questa... Mh, Adesione, poi che poi alla fine è quello che fa stella. Se vogliamo, no? Poi è il suo sogno andare al McDonald's. Mm -hmm. In qualche modo, no? Guarda, questa, questa parte, eh, diciamo, no, mi ha colpito una cosa. Voglio raccontare questo: che le, il direttore della fin commission di. Paolo Manera ha, detto il, ha visto il film, no? è stato uno dei primi e poi ha detto l'apocalisse forse non, non arriverà ma forse è già arrivata perché insomma queste scene del supermercato che poi era sotto casa di loro no? lì a Torino e dice in fondo è più apocalittico questo che, che tutto il resto. No? E, e infatti, infatti. Eh, visto che siamo in zona spoiler e quindi possiamo fare riferimento vai. ad alcuni passaggi, ormai lo facciamo. Eh, ieri con i ragazzi si rifletteva su un paio di possibilità che il film suggerisce. Una veniva da me, dalla festa dell'aria, in cui notavo che Stella è l'unica che non si mette gli occhiali scuri. E quindi mi dicevo, forse Stella sa che è tutto un inganno è complice del padre. Questa è la prima parte. La seconda parte invece veniva dai ragazzi. Uno dei ragazzi suggeriva che uh, forse Aria potesse essere addirittura la figlia di, del padre e di Stella. Ah. <ride> allora, io guarda, risponderò solo alla prima domanda e dirò che secondo me sì. Ah. Secondo me sì, Stella lo sa. Io questo. L'ho pensato, cioè, l'ho sempre pensato dall'inizio, poi io ho mantenuto forse un po' troppa ambiguità su questo. Avrei... C'erano delle scene, le ho tagliate e mi sono pentita, dovevo lasciarle eh, qualcosa in più su questo che c'era, eh, però sì, Stella <ride> e quindi torniamo al discorso di prima, che alla fine, anche Stella è un po' colpevole, cioè non, non è un personaggio completamente buono, così come il padre non è completamente cattivo, diciamo. Ah beh, sai, è difficile dare della colpa a una ragazza così giovane, no, in questa situazione, però io dico anche, no, perché ogni tanto qualcuno me l'ha detto, no, mi ricordo un ragazzo della Sapienza ha detto, eh ma c'è un po' d'ambiguità in Stella, allora io ho pensato, dico, ma adesso i personaggi, no, Attuali sono tutti sempre molto lineari così, ma io mi ricordo bene dei film, appunto, degli anni quaranta dove c'erano delle donne ambiguissime, con delle contraddizioni. Poi piano piano abbiamo cercato di ridurre tutte le contraddizioni e però l'animo umano è complesso, non è così semplice. Infatti io Ambiguità lo vedo come un plus valore del film, cioè sono personaggi che sono sfaccettati, non sono monodimensionali. Ma guarda, cioè sicuramente il rapporto tra loro è molto molto complesso, insomma chiaramente c'è tutto un non, non visto no, del loro rapporto che tra padre e figlia, che, che possiamo però immaginare, insomma. Sì, così come notavamo anche che comunque, sebbene Stella sia in contrapposizione al padre, comunque mantiene nei suoi confronti una tenerezza. Pensavamo alla scena in cui lo abbraccia e diceva ti prego lasciaci andare, che appunto non cercava lo scontro, ma cercava che è una scena molto bella. Anche, anche a me piace quella la scena. Poi loro, insomma, no, sono sono efficaci come attori, quindi grazie a Dio, <ride> insomma, è importante questo. Insomma, ringrazio anche Valerio Pinasco che, insomma, si è prestato un ruolo, no, difficile. Io, lo, lo, insomma, lo ringrazio perché so quanto poi gli attori sfuggano, no, da, ru da ruoli così, però <ride> qualcuno lo deve fare. Deve fare, certo. <ride> deve essere qualcuno Uh, 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 uh. Eh, volevo sentire qualcosa altro dei eh, ragazzi infatti, Volevo passare a loro la parola ragazzi, ragazze Kinzia, forza Quindi insomma come, come, come personaggio questa stella come ti è sembrato Chi stava intervenendo? Anche l'attrice non so, stava intervenendo? Una ragazza, no, Dove sta parlando. Beh, sicuramente è un personaggio abbastanza ambiguo, come appunto abbiamo detto. Infatti, eh, sembra inizialmente che eh, seguo le orme del padre e poi però decide di, di andare contro quel sistema ecco perché uh, può essere ritenuta in un certo senso colpevole di questo ed è questo appunto il motivo per il quale il padre la, la colpevolizza quindi uh, volevo chiederle a proposito di questo uh, che durante la visione ho notato che alcune scene accendono veratamente abusi, attenzioni morbose che però non vengono mai confermate chiaramente perché quindi ha scelto di sottentendere alcune situazioni, lasciando allo spettatore la facoltà di immaginarle, presumendo anche qualcosa peggiore di quello che voleva alludere? <ride> Beh, diciamo che eh, mi, mi affascinava raccontare questa, questo tipo di ambiguità. Um, appunto, non mi sembrava il caso di approfondire più di tanto per due motivi. Uno. Proprio per un mio gusto di non indulgere in questo. E due, perché in fondo c'è, cioè, perché ognuno può vedere quello che vuole, no? Cioè, in fondo, un'opera aperta e, e forse, seguendo un po' la lezione, appunto, dei, dei maestri del, del cinema di anni fa, questo fatto che non lo non si vede. In realtà poi può essere ancora più, più spaventoso, più forte, no perché poi se uno vedesse la scenetta cosa, no uh, la vedi e via. Invece, così in qualche modo uh, sei costretto a, a pensarci, ma in un modo insomma, metti tu quello che vuoi, no? Però del resto era anche giusto, insomma, accennare a, a questa cosa. Mm -hmm. Cioè, esiste. Da una parte e da una parte io volevo costruire questa ambiguità, insomma, volevo che i personaggi fossero ambigui, mi, mi affascinava, volevo provarci a raccontarlo. Di solito si permette di fare questo so, sempre il cinema internazionale, il cinema italiano non lo fa, e, e ho pensato che, che fosse il caso, ecco, che, che ci, si poteva provare Trovando appunto il modo, almeno il mio modo era quello di non, di non essere spietati, ecco, non, non volevo fare un film spietato. E che quindi anche gli spettatori fossero parte integrante del film, anche indirettamente. Scusa, non ho capito? E quindi in questo modo uh, fassi sì che tutti gli spettatori siano parte integrante, almeno indirettamente, del, del film. Brava, questo mi sembra una cosa molto interessante, è vero? Cioè, in qualche modo lo spettatore, così come ci insegnava Eco no? nell'opera aperta partecipa al film. Perché, appunto, se io avessi detto tutto eh, mostravo qualcosa che era chiuso, no? E invece, così davvero porto gli spettatori. Era proprio un... in questo senso è vero che ho fatto un lavoro sulla sceneggiatura. no? Quando mi sembrava che fosse troppo chiaro, ho tolto delle battute chiave, ho tolto delle cose. Piano piano anche il montaggio, chiaramente, come se piano piano togli, togli e diciamo si è creata questa, questa situazione di, di opera aperta. Ecco. Ma a te è piaciuto? Sì, e poi volevo domandarle uh, che Stella, Luce e Aria sono senza ombra di dubbio dei nomi affascinanti, ma anche allo stesso tempo con una forte valenza simbolica. simbolica. Quindi è stata complicata la scelta? Ci cioè avete riflettuto a lungo sui nomi, appunto? No, 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 no. No, perché eh, comunque ho, pens cioè, ho pensato questo: in un film, cioè, in un scusa, in una casa dove manca. Mancano queste cose probabilmente anche perché, come hai visto, la storia è un pezzo che in quella famiglia andava avanti. No, cioè, addirittura noi vediamo delle scene di quando Stella era molto piccola, la mamma stessa era chiusa. E tra l'altro, la mamma, no, hai visto, è sempre gialla, è un raggio di sole, no? E, e quindi insomma, eh, era un pezzo che mancavano queste cose in quella casa. Quindi, naturalmente. E le cose che mancano sono la luce, l'aria e le stelle. Grazie. Qualcun altro intervento? Così poi ci avviamo verso la conclusione, immagino. Posso? Ecco, prego. Ciao. Ciao. Um... La mia domanda, appunto, riguardava una scena in particolare del film dove c'erano uh, Stella e uh, Luce, appunto, e veniva fuori, diciamo, l'affermazione che Stella fosse già sposata, cioè anche se può sembrare un po' banale come, no, no, come domanda eh, però, perché? Però mi, venuto, mi era venuto appunto un dubbio dove dicevo: cioè appunto mi chiedevo se Stella fosse veramente già, già sposata. Vabbè, guarda, a me piaceva, no? ho pensato a lungo se tenerla quella battuta, per lì la volevo togliere, però mi piace perché ehm, le bambine non parlano no? tra loro mai di questa cosa. No? Chiaramente, come sempre, nelle famiglie c'è sempre una rimozione no? sulle cose. Poi eh, nel momento in cui c'è questo momento, così hanno bevuto, di verità, è chiaro che no? eh, lei che sembra così ignara di tutto, tira fuori una verità, eh, no, luce, eh, la dice così, diciamo, no? tra i denti, cioè, se la lascia sfuggire. E, sì, mi piaceva questo, perché poi appunto i bambini sanno tutto, no? però, non, li, però non si dice, ecco, in quel momento lei si lascia andare e lo dice. Chiaramente non è sposata Stella, però lei, in, Luce volendo, le dice guarda che, che io lo so, che tu hai a che fare con papà, cioè eh, mi piace questo, cioè, non so, a ti è piaciuto, cioè, cosa pensi? No, a ehm, no, me è piaciuto sinceramente, però appunto mi era venuto questo dubbio perché non sapevo se prenderla cioè, seriamente oppure... No, vabbè, è oppure... un modo per dire, insomma, delle cose, però insomma non è che lei sia sposata col padre, chiaramente. ecco. Eh, però mi piaceva anche questa, questa, questo fatto che, che proprio come delle bambine, cioè lei che è così legata al padre, poi però appena se ne va pensa a questo ragazzino, no? Cioè, no, guarda, quello, quello secondo me funziona, ecco, mi sembrava una cosa giusta. E quell'altra che gli dice, ma tu sei sposata, cioè, quindi un dialogo tra bambine, tra ragazzine, ecco. Chiaramente non sono così piccole, però poi quella situazione, da una parte le fa vivere delle situazioni da grandi, però da una parte sono proprio bambine, ecco. Ma infatti è bello anche, eh, lo dicevo stamattina allora, adesso non so se sia importante o meno, però questo nel momento in cui, cioè questa clausura che comunque eh, fa eh, nascere dell'immaginazione, immaginazione, no? immaginano, quindi il limite che comunque li porta poi ad immaginare, quando, quando fingono di mangiare, di pranzare, no? che stanno mangiando niente, però uh, rimandano a quei giochi di bambini, no? quando si, si gioca per esempio a fare la maestra, ma magari non ci sono bambini di fronte, sì. oppure no, si immaginano... Quelle, quelle scene lì mi sono piaciute particolarmente, quindi di come comunque questa situazione di costrizione abbia portato poi a immaginare, a giocare, comunque a fare qualcosa che avrebbero voluto oppure a ricordare cose che facevano prima insomma si creava certo. uno, uno spazio uno spazio guarda questo assolutamente è e poi insomma vabbè eh, no, guarda caso no, mi è venuto in mente che la, la piccolina proprio non ha avuto il minimo dubbio no? Cioè, eh, Olimpia Aria a fare quelle scene proprio era convintissima sì, no? Sì. <ride> era proprio dice ah sì sì no ma per so già, so già non, non mi dovete di niente eh. insomma no normale però ecco volevo fare adesso una riflessione che mi è venuta in mente in questo momento cioè mi dispiace come il lockdown che, che stiamo vivendo non mi sembra che non so come dire che abbia generato immaginazione questo mi dispiace ho un po questa sensazione un po generale forse perché appunto avendo tutti questi telefonini tutta sta roba eh, no cioè se è un po come tutto quello che poteva essere un'immaginazione è stato assorbito forse non so da chiediamo a loro magari eh, sentiamo fatti. Che dite voi? Queste, questa condizione in cui state vivendo in questo momento. Vi fa immaginare altro? Che cosa vi fa immaginare? Oppure vi ha soltanto come dire disturbato. Disturbato, tarpate le ali, non so. Che dite? È difficile. Angelo, eh una voce maschile, sentiamo una voce maschile. Non lo so, però, può essere, anche ci sentiamo Ciao. un po' chiusi, magari. Beh, no. magari ci sentiamo un po' chiusi, non no, 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 riusciamo ad inventare, non no, lo so, qualcosa di più, non riusciamo a, ad immaginarci più come va fuori, magari, dopo un anno, o due anni che, che non riusciamo, parlando personalmente. Quindi diciamo sì, di sì, un po' di chiusura mentale. Cioè. Eh, ma forse appunto perché è tutto lo spazio mentale è stato assorbito no? in qualche modo da, che ne so, da computer, eccetera, eccetera. Probabilmente, eh, paradossalmente, se non ci fosse stato questo, forse uno si sarebbe messo, che ne so, a disegnare per dire, cioè non lo so. Io almeno personalmente ho avvertito questo. Non lo so, Facebook ha, ci ha rovinato. <ride> Vabbè, comunque insomma, loro sono chiuse in questa bolla e chiaramente un po' all'antica sognano. Ti è piaciuto il film? Da maschio, che ne dici? Sì, mi è piaciuta molto, soprattutto la domanda, la domanda uh, di Aria, della bambina appunto, figlia del padre eh, di Stella, era mia appunto. <ride> <io gli> <ride> Mi ha incuriosito molto, non so come mi è venuta in mente, però non lo so. mi ha mi dato questa sensazione, magari il suo mutismo, magari i suoi occhi diversi. Diversi, eh, comunque sono i suoi, eh? non è che siano <ride> diciamo, un caso, però certo quando l'ho vista al provino ho detto beh, <ride> però... <ride> Va bene, ragazzi, se non ci sono altri interventi, altre curiosità, io concluderei chiedendo a Emanuela cosa viene dopo il buio, cioè cosa, cosa stai lavorando? Guarda, io sto adesso sto scrivendo un nuovo progetto, vorrei, eh, spero che insomma questa volta ci sia un po' più, diciamo, di ascolto a, a questo punto genere di film un po' meno tradizionali, e secondo me ci dovrebbe perché, insomma, no? mi sembra che poi anche questa situazione che ti è successa ci ha fatto capire che non può, oh, che questi aspetti un po' più particolari non possiamo tenerli fuori, cioè è ora di metterli nelle, nel cinema, non so come dire, nelle, che no, però non, non sia solo così un film d'Odi. No, di serie B, di, eh, di disaster movie, di cose del eh. genere. Cioè, bisogna che, che anche il cinema, quello che tra virgolette si, è, si chiama d'autore, cominci a considerare questo, no? anche punto questi aspetti, non dico horror, ma non, insomma, tutta una serie di cose che, che vanno integrati, ecco. Assolutamente, tra l'altro noi attraverso i rispettivi festival continueremo proprio a esplorare queste, queste contaminazioni e quindi siamo molto contenti di aver potuto avere buio, speriamo poi in futuro di poterci ritrovare anche in presenza. Assolutamente. Grazie, mi ha fatto molto piacere. Grazie anche a te. Grazie, grazie. Grazie Emanuela, come diceva Davide, anch'io chiaramente spero di poterti ospitare dal vivo con la tua opera seconda. Certo. E ribadisco ah, quello che dice Davide, vicoli, così come Monster eh, sono forse gli spazi, non dico più adatti, però sono gli spazi che ospitano molto volentieri questo genere di film, che magari hanno più difficoltà anche a trovare circuiti distributivi o a rimanere in sala quando eh, si spera quanto prima di poter tornare in sala eh, per molto tempo, insomma se va bene molte volte stanno un weekend. Eh. Certo, io vorrei chiedere ai ragazzi se secondo loro poteva stare su Netflix questo film. Cioè, vi sareste stupiti se l'aveste visto su Netflix? No, visto che non l'hanno ancora, diciamo, preso, quindi eh, mi piacerebbe che, che lo prendessero. Secondo voi ci può stare? No. Qualcuno, qualcuno annuisce, sì. Speriamo, dai. Cioè, vi sembrerebbe troppo strano trovarlo lì? Sì. Non ho Netflix, quindi non posso rispondere. <ride> Va bene. Okay. Io comunque invece volevo ringraziarla perché penso che ci sia un bellissimo messaggio che è rivolto soprattutto anche a, a, alle donne, alle giovi, giovani donne che eh, magari no, nonostante si possano trovare in una situazione di assoluta disperazione. Claustrofobica disperazione è sempre possibile trovare una soluzione e un'autodeterminazione. Penso che questo oggi sia davvero un bel messaggio da, da mandare. Grazie mille, davvero. Era quello che volevo dire: il finale perfetto. <ride> Grazie, Emanuela. Grazie, Grazie a, a te, Emanuela. Grazie a tutti, e a Grazie. presto. Ciao. Buona, serata. Ciao. Ciao. Buona, Buona serata. serata. Buona serata. Arrivederci. 觉得去。